segnale di fuoco che illumina il versante della montagna è lì per fissare il luogo dell'appuntamento. Ma Itogami sa che quel simbolo può essere anche una trappola mortale per lui e per suo figlio. Un lupo solitario deve diffidare sempre di tutto. Itogami, non è vero? Mi presento. Io sono Ukon Yamaji, vice feudatario di questa provincia. E le do il benvenuto. Sono stato io a preparare quel segnale e ho pregato che non lo vedessero i suoi nemici. Ringrazio gli dei per averla fatta giungere qui sano e salvo. La situazione è tra le più pericolose e ho davvero temuto per la sua vita. Cosa posso fare per lei, Ukon Yamaji? Vorrei soltanto che venisse con me. Allora, tira fuori i soldi. Se chiedi un prestito, devi anche poterlo ripagare, idiota! Muovetevi voi. Senti quanto è rumoroso quel bambino. Sì. Prendiamo almeno queste strade. No, lo congiuro. Vieni. No, le coperte, no! Sì, guarda. Il vice feudatario. Nascondiamoci, presto! Sì. La scongiuro, mi dia qualcosa, ho fame. E anche i miei figli, non sappiamo che fare. Alzati. Nobile Ogami, guardi qui. Anni che la siccità brucia i raccolti. Nei villaggi di questa valle, più di 9.000 abitanti stanno morendo lentamente di fame, senza avere neanche una speranza di salvezza. L'unica soluzione sarebbe attuare un mio progetto, e cioè deviare il corso di un intero fiume e convogliarne le acque per irrigare i nostri campi. Ma è un'opera colossale, il cui prezzo sarà almeno di 10.000 ryo. Io ho venduto tutti i miei beni per questo e ho già raccolto 1.000 ryo. Mi manca il resto per attuare il progetto. E lei dovrebbe prestarmi 9.000 ryo. Solo così salverò la mia gente. E mi dica, il segnale su quella montagna, allora, era stato acceso soltanto per questo motivo? È così. Solo lei può salvare tutti i miei sudditi. Io la scongiuro, nobile Ogami. Non ci abbandoni al nostro destino. Ho rivolto molti appelli anche al governo centrale, ma purtroppo sono rimasti del tutto inascoltati. Lei è la mia ultima speranza. So che ha accumulato un'enorme fortuna con le taglie, ma io ritengo che il denaro da solo non basti a far riacquistare lustro al suo nome. Aiutandoci avrà invece dei grandi meriti, e tutto quello che farà per noi tornerà anche e soprattutto a suo vantaggio. Nobile Ogami, lei potrà salvare migliaia di vite umane con un solo gesto, e tutta questa vallata tornerà a fiorire come un tempo, e i suoi abitanti a prosperare e a benedire il suo nome. Io non posso farlo. Nobile Ogami. Comunque devo dirle che io non ho mai pensato che fosse il denaro soltanto a poter far riacquistare l'antico lustro di un tempo al mio nome. E allora, cosa ha intenzione di fare adesso? Non ho il dovere di risponderle. Mi scusi. Nobile Ogami. Mi ascolti, la prego. Se lei ci aiuterà, la scorteremo fino a Edo. E con noi intorno, la sua persona e quella di suo figlio non correranno più nessun rischio. Vorreste mettervi contro la legge? Perché no? Se lei accetta, noi siamo pronti. Nobile Ogami. La prego, non ci abbandoni. Vedo che tutti e due abbiamo una meta molto importante da raggiungere nella nostra vita. E ciò le fa davvero onore, signore.
Allora lei accetta. Questo significa che ci aiuterà, non è vero? Mi dispiace. Io ho una vendetta da compiere. E rimane quello lo scopo della mia vita. Non posso dirle altro. Le auguro buona fortuna per la sua opera. Aiutaci! Dacci qualcosa! Abbiamo fame! Aiutaci! Aiutaci! Abbiamo fame! Assassino! Basta! Mettetela! Itogami! Ferma! Non ho niente contro di lei, ma la sfido a duello. So che c'è una taglia di ben 5.000 ryo sulla sua testa. E quel denaro mi serve. Uccidimi pure. Quello vale 5.000 ryo. Andiamo a dirlo al padrone. No, ma sei impazzito, per caso? Quello non ci darebbe che le briciole, si terrebbe l'intero malloppo, idiota. E se invece... invece noi provassimo a fare tutto da soli? Basterà ammazzarlo e la taglia sarà nostra. 5.000 ryo, ma ci pensi? Sì. Ma come avrà fatto a cavarsela? Pensiamo alla prossima mossa. Già. Ma che sfortuna. Vi siete forse scordati di dirmi qualcosa a proposito di una certa taglia? No, l'avremmo fatto, te lo giuro, te l'avremmo detto stasera, ma dovevamo essere sicuri che fosse davvero lui. Certo che te l'avremmo detto, e noi al massimo l'avremmo ferito per indebolirlo, per facilitarti il compito, capisci? Per ora vi perdono, vigliacchi, ma provateci solo un'altra volta e vi ucciderò. Mi sono spiegato? E poi riguardo a quell'uomo, lasciate che sia io ad occuparmene. Voi non sareste mai all'altezza. Chi staranno cercando? Lui è Genjiro Karube, un samurai della provincia del Fukaja. Lei, invece, è Chika, la moglie del nobile Kazuma Osaka, della stessa provincia. I due sono da molto tempo insieme sulla pista di un uomo. Non facciamo che bere acqua. Dalla mattina alla sera. Sono arrivato al limite ormai. Ma quando giungeremo a destinazione, allora potremo rifarci. E non solo di questo. Laggiù potremo vivere tranquilli. Su, ora andiamo. Chika.
pensando a cosa mangeremo, mi è venuta ancora più fame, lo sai? Vieni, coraggio. È qui. Benvenuti. Buonasera. Sono Karube Genjiro. Avete del denaro per me? Un attimo, ora controllo. Ci vorrà pochissimo. Ah, non mi sembra. No, no. Non è arrivato niente. Da Fukasha. Deve essere arrivato per forza. Le dico che qui non c'è. Controlli meglio, allora. Oh, sì, signore, sì. Oh. Il nome è Karube Genjiro. Deve esserci qualcosa. Noi siamo in missione e gli ordini erano di venire qui. Guardi bene. Ah, aspetti. Forse è sotto il nome Osaka. Osaka Chiga. Controlli. Sono sicuro che è sotto Osaka Chiga. Mi dispiace. Adesso basta. Le ho già detto che siamo in missione speciale. Senta, perché non cerca meglio, eh? Non mi ha sentito? Io conosco il mio mestiere, signore. E se dico che qui non c'è denaro a vostro nome, è veramente così. Ricontrollare non servirebbe. Mi conceda di dirglielo. Mi presterebbe qualcosa. Lei sa chi sono. Non appena arriveranno i miei soldi, le restituirò tutto. Ormai deve essere solo questione di ore. Per favore, ci basterà poco. Beh, io non so se sia il caso che... La prego. Noi ne abbiamo bisogno. Aspetta, ma che altro potevo fare? Il duca ci ha abbandonati. Sono 3 anni ormai che vaghiamo per l'impero. Non capisci? La nostra missione è finita. Non troveremo più quell'uomo. Non può essere vero. E allora perché non è arrivato il denaro? Abbiamo il dovere di ritrovare l'assassino di mio marito. E io non ho nessuna intenzione di arrendermi così. Ne ero sicuro. Per te questa è una ragione valida. Per me invece no. Sono sfinito. Ero presente solo per caso. Al delitto. E purtroppo mi hanno ordinato di scortarti. Ci siamo divertiti però, eh? È vero, abbiamo bevuto parecchio. Eh? Ma che dici? Non sono ubriaco. Oh, adesso... Fermati! Hai osato urtarmi! Aspetta! E non mi chiedi neanche scusa? Sei stato tu ad urtarmi. E poi la strada è di tutti. E voi non avete il diritto di invaderla gesticolando così. Che cosa hai detto? No! Lasciami! Calma. Lasciami, hai capito? Lasciami. Ti prego! Ehi, calma. Guardia! Ti ucciderò! Allora? No, Osaka! Levati, prego! Smettilo! Calmati! E lasciami! Fare. Per favore! Avanti! Avanti! Su! Osaka! Osaka! Maledetto! Fortunatamente soltanto io ho visto la faccia di quel samurai. Si chiama Mabuchi ed è un guerriero senza padrone e senza casa. E chissà dove sarà adesso. La nostra provincia è povera.
E in questi ultimi tempi la situazione è peggiorata. Il denaro è sempre più scarso. E così noi due facciamo la fame. Tanto vale fermarci qui. Un lavoro si trova. Almeno avremo di che sfamarci tutti i giorni, non credi? Tu che ne dici? Ma perderemo entrambi l'onore in quel caso. E comunque io voglio compiere la mia vendetta. Ad ogni costo. Non mi importa se dovrò anche morire di fame. Sei sicura? Sta a sentire. Perché tutto questo attaccamento al tuo onore? E poi... non hai neanche dei figli a cui lasciare l'eredità. Quindi a che serve tanto accanimento? Mi sorprende molto che tu me lo chieda. Io ero la moglie di un samurai. E non potrei più esserne fiera se mancassi al dovere di vendicarne la morte. E che cosa ci farai di quell'onore? Sono la vedova di un samurai. E ho una mia dignità. Allora fa pure come vuoi. Io mi fermo qui. No, non puoi farlo. E poi io non l'ho mai visto, quell'uomo. Per questo ho bisogno di te. Ti scongiuro. Vuoi sapere una cosa? Forse è tutto inutile. Anche uccidendo quell'uomo... il tuo onore potrebbe già essere compromesso. Che significa? Ricordo che partendo per questa missione tutti i miei amici mi dissero che ero fortunato a viaggiare con una vedova e che avrei certamente potuto divertirmi. Puoi immaginare da sola il resto. Dopo tutto questo tempo, chissà cosa penseranno. E invece io... ho sempre fatto il bravo. Che idiota. Ti prego, aspetta. Tu sei un uomo d'onore. Sii superiore a qualsiasi cosa loro possano pensare. Non lasciarmi sola. Smettila. Non lasciarmi. Ti prego. Non puoi. Resta con me. So qual è il tuo gioco, ma ti ho troppo desiderata. Sono 3 anni che non penso ad altro. Mi credi? A questo punto sono già in tuo potere. Ti amo. Chica. Chica. Per l'onore dei samurai. E anche per il tuo onore io debbo farlo, capisci, Karube? Chica! Tu hai lasciato uccidere mio marito. E adesso devi morire, sempre che tu sia un vero samurai. Non provarci! Chica!
Distraigono! Oh, è lui! Vigliacchi! È lui, è lui! Ditemi chi sia! L'abbiamo colpito! Ma sta zitto, idiota! Così gli farei capire dove siamo, no? Non siete uomini di Yaju. Che cosa volete da me? È solo la mia taglia che vi spinge a sfidare la morte, non è vero? Non ci spavezze! Voi siete quei vigliacchi che ieri volevano schiacciarci sotto i tronchi, non è così? Fatevi avanti. Adesso vedremo se almeno sapete maneggiare la spada. Cosa aspettiamo, amici? Sì, coraggio! Sì! Aspettiamolo! Sì, certo! Finalmente! Te la sei presa con comodo, eh? State tranquilli, non c'è fretta. So io cosa fare. Ma tu sei ubriaco, capo. Come farai a combattere così? Stai zitto, questi sono affari miei. Se ti interessa, il lupo è nascosto in un tempio qui vicino. Andiamo, fate strada. Ma dov'è? Non c'è nessuno. Eh? Ma era qui poco fa. Sì, lo giuro. Era seduto proprio qui, con il suo bambino, non è vero? L'abbiamo persino accecato, con della polvere. L'ho colpito in piena faccia. E chi vi ha autorizzato a farlo? E chi sono quelli? Non li ho mai visti prima, io. Io vi avevo detto solo di seguirlo. Ma noi l'abbiamo fatto, capo. E forse questi uomini avranno cercato di ucciderlo per conto loro, eh? Ma sicuro. E adesso? E adesso noi due andremo a prendere le pistole e tutti e tre insieme riusciremo ad ucciderlo. Stavolta non potrà sfuggirci, capo. Il lupo solitario. Ci farebbero comodo tutti quei soldi. Ti fa male? Riposiamoci, va bene? Tanto non c'è fretta. Chissà dove sarà a quest'ora. Hai fame? Vieni. Ma come faremo per i soldi? Non preoccuparti. Non abbiamo neanche niente da venderci. Non pensarci. Tu, preparale qualcosa. Benvenuti, signori. Salve, capo. Eccoci qua. Noi siamo pronti. Le vedi queste pistole? Sono quelle che ci servono. Ehi, dobbiamo festeggiare. Vieni qua, forza, presto. Dobbiamo festeggiare. Ehi, hai visto? Viaggi da sola, bellezza. Ma d'ora in poi sarai con noi, vero? Lasciatemi in pace. Anche la smorfiosa. Stammi a sentire, il nostro era soltanto un invito a divertirci un po' insieme. Vi prego. Oh, ma non trattarci così. È inutile darsi arie, sai. E poi tanto spogliate siete tutte uguali. Basterà che ci versi il sake. Su, coraggio, ci farei felici. Brutta cagna, ferma. Adesso ti farò vedere io chi comanda qui. Fermi.
Ma ci divertiamo un po'. Sì, divertiamo. Ho detto fermi, idioti! Tu portaci il sake, sbrigati! Ecco, signori. Si può sapere perché ci hai messo tanto? Scusami, ho fatto tardi. Ma perché non hai cominciato? Ah, non temere. Guarda, sono nostri. Ma dove li hai presi? Dimmelo. È dovere dell'uomo trovare i soldi. Tu non ci pensare. Io farei qualsiasi cosa per te, non capisci? E non appena questa storia sarà finita, torneremo al paese e ci sposeremo. Ora, mangia pure. Sì, anche tu. Mi è venuta sete adesso. Ehi, del sakè. Che cosa c'è, Karubi? Niente. Usciamo. Su, vieni. Andiamo, non c'è tempo. Vieni via. Ma cosa è successo? Voglio una spiegazione. Dopo. Ascoltami. Ziga, perché non troviamo un pezzo di terra e non ci sposiamo subito? Che significa? Perché aspettare tanto? Possiamo fermarci qui se vuoi. Che ne dici? Ma sei impazzito? Ora capisco. Quel samurai alla taverna. No. Sì. Allora è lui. È lui l'assassino di mio marito. E tu sei fuggito. Avevi appena detto che avresti fatto qualsiasi cosa per me. Volevi persino sposarmi. Sei un vigliacco. Ti prego. Torniamo alla taverna, presto. E sfidalo. Ciga. Allora hai paura. E io che ti ho sempre ritenuto un uomo coraggioso. Scappa pure. Avanti. Lo sfiderò io. Non ho bisogno di te. Non lo fare. Aspetta. Ti ucciderà. Non hai nessuna speranza. Fammi passare. Non hai il diritto di fermarmi. Sì, invece. Non posso lasciarti andare. Sono pronta a tutto. Anche a uccidere. E ti ucciderò. Ferma, Ciga. Ti prego. Ciga. Ascolta. Ti ho ferito. Uccidimi, ti prego. Fallo con la mia spada. Ma allora, se non hai paura di morire, perché sei fuggito? È finita. Hai venduto la spada. Avrei venduto anche l'anima, non solo la spada. E ora uccidimi pure. L'hai fatto per sfamarmi. Un programma. Fermo. Non usate le pistole prima che io sia morto. Fratello, tu che ne diresti?
se noi li ammazzassimo tutte e due insieme? Lupo solitario, io voglio sfidarti. Guarda. È lui, vero? Sì. No, non è possibile. È stato tutto inutile, capisci? 3 anni di stenti. E la vendetta è stata compiuta da altri. Siamo solo degli adulteri. Ciga. Ciga. Non dire così, ti prego. Che cosa dovrei dire? Adesso che mi sono legata a te. E ho perso anche l'occasione di vendicare mio marito. No. Non è ancora finita. Devi credermi. Guarda. Questa è opera del lupo. Non ci sono dubbi. E tu non penserai mica? Proprio così, invece. Io ucciderò Itogami. Questa è l'unica soluzione ormai, e la migliore. Saremo entrambi riabilitati. Io avrò una promozione e dopo potrò sposarti. So che gli Yaju farebbero di tutto pur di eliminarlo. Allora, che te ne pare? Karube, non potremo mai farcela. Noi due insieme ce la faremo. Andiamo. E anche se saremo uccisi, porteremo onore al nostro feudo. E questo impedirà che si facciano maldicenze su di noi. E il nostro amore verrà riconosciuto da tutti, anche dalle nostre famiglie. E così nessuno proverà vergogna di noi. Aiuto! Aiuto! Sarà molto difficile riuscire a batterlo in campo aperto. A questo punto non importa, Karube. Abbiamo preso una decisione, ricordi? Sì, lo so. Thank you.
Daigoro! Daigoro! Perché questo? Per denaro? Per la taglia di 5.000 ryō sulla mia testa? No. Fermo! Allora perché? Getti la spada, per favore. Lo faccia o ucciderò suo figlio. Sappia che non ho intenzione di scherzare. Non vogliamo farvi del male. Ma se vi consegneremo alle autorità, riacquisteremo il nostro onore. E solo per questo, glielo giuro. È vero. Non ci interessa quel denaro. Adesso, getti la spada, per favore. Stia fermo! È sempre l'odio che spinge gli uomini verso il male. E anche i migliori ne cadono vittime. Ma dove c'è il vero amore, l'odio non può attecchire. La via di chi ha una missione è spesso disumana. Queste sono solo parole. Lei stesso, per salvarlo, sarebbe pronto a fare di tutto, vero? Lui non ha paura. Avanti, piangi! E non ha lacrime da piangere. È perfettamente cosciente dei rischi che corriamo. Sa che la morte può coglierci sempre, in qualsiasi momento, senza darci nessun preavviso. È così da sempre. Prova pure. Piangi. Piangi. Ti farà male questa spada. Ti ucciderà. Perché non piangi? Piangi! Che aspetti? Diavolo! Piangi! Piangi! Ti prego! Ti scongiuro! Voi due non siete adatti per questa vita. Non avete quell'odio che è indispensabile per avere la speranza di sopravvivere. Thank you.
Dove c'è il vero amore, non può esistere l'odio, che è il naturale concime di tutto ciò che di male vi è al mondo. Il lupo solitario e suo figlio riprendono così il loro cammino, dopo aver dato una grande lezione di vita a due esseri che hanno avuto la ventura di incontrarli.